Oggi ragazzi, impresa ardua, parliamo di Titan, il nuovo film di Julia Ducournau, vincitore della Palma d'Oro a Cannes appunto di quest'anno 2021, ed è un film veramente veramente difficile. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati qui su Jack si parla, io sono Teo. Allora, Titan, nuovo secondo lungometraggio della regista francese Julia Ducournau, diventata famosa, comunque si è fatta conoscere al pubblico per il bellissimo Row, che aveva vinto mi pare il premio Grand Prix, comunque un altro filmone che mi è piaciuto molto, molto crudo e molto particolare. Ma con questo Titan diciamo che Julia ha alzato abbastanza l'asticella, si è portata a casa la Palma d'Oro al festival e sono andato a vederlo in una delle pochissime sale dove è stato distribuito, poiché questo film è stato distribuito qui da noi da una piccolissima casa di distribuzione di Bologna, se non erro, che lo ha proiettato in una trentina di sale. Qui da me, vicino a diciamo Milano, Monza, c'era al Capitol di Monza, al Beltrade e all'Anteo, mi sembra. Non sono riuscito a beccarlo a Monza, sono andato a vederlo al cinema Beltrade in lingua originale francese sottotitolato e mi sono trovato davanti a un film, vi dico la verità, quasi impossibile da raccontare, quasi impossibile da recensire, quindi cercherò di farvi una sorta di analisi mia personale del rapporto che ho avuto con questa pellicola, perché raccontare o spiegare quello che la regista aveva in mente è veramente un'impresa quasi impossibile. La storia, molto brevemente, che non spoilerà nulla, è talmente un film simbolico e surreale che la sinossi di per sé ha veramente poco senso. Comunque la storia narra di Alexia, questa bambina che vediamo nella primissima scena essere appunto piccola a bordo dell'auto con suo padre. Lei è dietro nel sedile del passeggero, quello che c'è proprio dietro al guidatore, il padre sta guidando. La scena ci fa già capire che tra di loro c'è un attrito, comunque c'è un rapporto particolare un po' conflittuale. Insomma, lei diventa molto pedante nei confronti del padre che è alla guida, lui si distrae per rimproverarla e avviene un incidente. Questo incidente fa sbattere la testa ad Alexia, la quale viene operata e le viene applicata questa placca di titanio appunto all'interno della testa e viene insomma detto ai genitori che dovranno controllarla, che potrebbe avere dei problemi cognitivi eccetera eccetera. Da qui salto temporale e vediamo la nostra Alexia che è cresciuta, è una ragazza diciamo dall'aspetto avvenente, un po' aggressivo, che diciamo come attività, questo è quello che ci mostra la pellicola, balla sulle auto da tuning in questi raduni appunto tuning, immaginatevi Fast and Furious, balla in maniera molto avvenente, molto provocatoria su queste auto, quindi diventa un po' una superstar di questo circolo. Da qui in poi il film prende una piega che non vi posso spiegare nel dettaglio senza andare a spoilerare, cercherò solamente di dirvi quelle che sono state le mie sensazioni e quello che secondo me è l'intento, che è stato l'intento della regista per quello che posso aver assimilato da una singola visione. Allora, vi avverto che il film è molto molto estremo, più dal punto di vista della sessualità e dell'erotismo un po' malato che non dalla parte della violenza. La violenza c'è, è ben mostrata come in Raw, ma per assurdo Raw era un film più violento da quel punto di vista, più elegante, meno acido, ma più violento. Questo Titan è un film che porta la carnalità ad un altro livello, è un film che mette in scena i corpi fusi con qualcosa, fusi col metallo, fusi con appunto la tecnologia, diciamo. E quindi c'è questo binomio tra la carnalità, la fragilità della carne. È un body horror a tutti gli effetti. Julia Ducournau in alcune interviste non ha nascosto di essere fan del body horror e tra l'altro è uscito un articolo di Cronenberg stesso, se non erro, che appunto indica Julia Ducournau come un po' la sua discepola, no? Colei che porterà avanti un po' la filosofia cronenbergiana del body horror. Più di Raw, che aveva una componente body horror, questo Titan è un body horror a tutti gli effetti, poiché seguiamo le vicende di questo personaggio di cui sappiamo poco,
ma di cui vengono delineati dei connotati in maniera abbastanza forte, vaga ma molto forte. E la seguiamo in questo suo percorso in cui il suo corpo muta, il suo corpo cambia in maniera anche violenta e la sua psiche è un tutt'uno con questo corpo. Non si riesce a capire effettivamente cosa ha portato lei a compiere determinate azioni, a vivere una certa anormalità, perché un altro punto fondamentale secondo me del film, oltre a questa cosa della carne, del mettere in scena un certo tipo di carnalità libera da qualsiasi pregiudizio, è proprio il fatto di essere un film che ribalta il concetto di normale, di anormale. Qual è il personaggio standard del film considerato come buono? Qual è quello cattivo? Tutti hanno delle motivazioni? Servono delle motivazioni per agire in un certo modo? La moralità e il giudizio nei confronti di certi comportamenti, di certi atteggiamenti e anche in un certo vivere la vita in un certo modo? Dove sta l'asticella del giusto o sbagliato? Dove sta la prospettiva? Dipende appunto da che parte si guarda. Quindi è un film che parla sia dei rapporti tra le persone, intesi come socialità, come società, come ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, le barriere da non superare, sia di famiglia in un modo totalmente folle, perché in questo film c'è un grande cardine che è quello di un rapporto padre-figlia, chiamiamolo così, un rapporto padre-figlia che però è molto diverso dal classico rapporto padre-figlia, anche travagliato, che viene messo in scena di solito nei film. È un rapporto padre-figlia che ti solleva tante questioni, che in un certo senso va a definire il concetto di amore puro, anche se vogliamo, perché è un amore incondizionato, è un amore che non segue determinate regole, che non segue neanche il giudizio degli altri, se vogliamo, ed è veramente veramente particolare. Ci sono delle scene molto forti, la protagonista è molto spesso nuda integrale, quindi questo è anche uno dei motivi per cui il film è uscito in poche sale. Non sarebbe assolutamente stato possibile proiettarlo ad esempio in un multisala a qualsiasi orario, salvo mettere il PEGI 18, ma neanche col PEGI 18, cosa che questo film ha, se non erro. Quindi è un film, mi viene da dire, per pochi, senza avere la puzza sotto il naso. Io stesso sono uscito frastornato, con tante cose in testa ma nessuna chiara. Non so neanche dirvi se mi sia piaciuto o meno, perché è un film che non è fatto per piacere, è un film che è fatto per trasmettere qualcosa ed è più sensazionale che non di raziocinio. Mi viene in mente un po' come il concetto di alcuni film di Pasolini o come anche alcuni film di Lynch, alcuni film di exploitation. Sono film che non puntano alla linearità, al senso della trama, al senso dei rapporti, al senso dei dialoghi. Puntano a sbatterti in faccia qualcosa che ti deve causare un'emozione, che sia disgusto, che sia sdegno, che sia una riflessione su un tema, ma non necessariamente deve essere chiaro, non necessariamente deve essere spiegato. Quindi io credo che sia un'opera strana, importante, sicuramente di rottura, sicuramente coraggiosa, e la Palma d'Oro credo che l'abbia vinta proprio perché è un film che ha spiazzato, che ha spaccato anche i giudizi, perché io ho sentito parlare di capolavoro come di film ignobile che non sarebbe mai dovuto essere fatto. Questa è la classica divisione che rende un prodotto interessante, perché c'è dibattito, c'è margine di discussione infinito e è bello pensare che qualcuno l'abbia trovato inutile e ripudiante e qualcun altro lo abbia trovato invece di altissimo livello culturale cinematografico. Non lo so, io mi trovo nel mezzo, mi trovo in una situazione in cui mi rendo conto del valore, ho delle idee, ma non mi è tutto chiaro e soprattutto credo che non lo sarà mai. Probabilmente magari lo guarderò ancora, ma è un film molto difficile da riguardare, sia perché picchia, sia perché non intrattiene, non è un film divertente, non è un film che vola via liscio, è un film impegnativo sotto tutti i punti di vista. Quindi sono contento di averlo potuto vedere, di averlo potuto apprezzare anche in un contesto
più autoriale, particolare, come lingua originale, il Beltrade, un cinema piccolo con un pubblico che era lì per vedere quel film, cosa molto molto bella, ma sappiate che non è un film che consiglierei a tutti, non è un film che consiglierei a un amico che mi dice cosa mi guardo stasera. Ecco, con un po' di cognizione, un po' di voglia, un po' di impegno, è un tassello che vi può dare qualcosa a livello di crescita cinematografica, però sappiate che potreste avere un parere completamente diverso dal mio ed è assolutamente, assolutamente lecito e azzeccato. Scusatemi se questa non è stata una vera e propria recensione, perché è veramente un film irrecensibile, credo. Vi ho detto la trama, vi ho detto le sensazioni che mi ha dato, vi ho detto secondo me quali sono i punti di forza, i punti di debolezza sono impliciti e sono l'essere molto ermetico, molto difficile, molto cattivo, molto esplicito, certe scene non a tutti piace vedere appunto certe scene al cinema, quindi tutto questo è il contenitore di Giulia Ducournau, tutto questo è quello che ha voluto fare dopo essere stata già coraggiosa con Raw, ha voluto veramente spingere ancora sull'acceleratore. A livello tecnico, piccola postilla finale, il film ha una bellissima regia, molto carnale, che indugia tanto sui corpi, indugia tanto su proprio su quella carnalità, e mi è piaciuta. La fotografia molto bella, gli attori tutti straimparti in ruoli tra l'altro difficilissimi, quindi dal punto di vista della forma non gli si può dire veramente niente. È una forma che passa in secondo piano quasi, perché la sostanza è talmente pregna di cose da scavare che non ci si sofferma neanche a quanto è bella quell'inquadratura, quanto è bello quel piano sequenza, quanto è bella quel taglio di luce. Quindi guardatelo, non posso dirvi nient'altro che guardatelo, e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa avete capito voi, cosa avete interpretato, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se vi ha disgustato, se vi ha ammaliato. Sono veramente curioso, perché questo è il tipico film dove 100 persone, 100 pareri diversi, quindi vi aspetto qui sotto nei commenti. Grazie al solito per essere stati qui con me, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video, il pollicione in su mi aiuta sempre a crescere e la condivisione con amici, parenti, cani, gatti e cincillà. Noi ci vediamo presto qui su Ciak Si Parla. Passate anche da Twitch e da Instagram, che sono gli altri social su cui mi trovate, qui sotto in descrizione trovate tutto. Una buona giornata a tutti, ciao!